Vigorosa accelerata per Galleria della Guinza, completamento della Fano Grosseto e lotti della Pedemontana. Il governo ha approvato infatti il contratto di programma tra ANAS e Ministero di Infrastrutture e Trasporti, che per quel che riguarda le Marche recepisce di fatto le linee del Piano Regionale delle Infrastrutture Marche 2032. Per il 2024 e per gli anni a seguire sono state recepite due grandi opere della nostra regione per la prima volta nella storia dei contratti di programma, ossia il completamento della Fano Grosseto e della Pedemontana che collegherà Urbino con Ascoli Piceno. Già nel 2024 il finanziamento del primo stralcio della Pedemontana Nord tra Fabriano e Sassoferrato, che si aggiunge all'accordo con i fondi di sviluppo e coesione firmato ad Acqualagna dal presidente Giorgia Meloni, con cui era previsto ed è previsto il completamento di altri tratti della Pedemontana Nord come il bypass di Cagli. Ma ancora per il 2024 il completamento di alcuni lotti della Pedemontana nel centro-sud della nostra regione. Ma c'è di più, perché il 2025 prevede, sempre sulla Fano Grosseto, la realizzazione delle varianti di Mercatello sul Metauro ed Urbania, nonché anche il completamento del lotto tra la E45 in territorio umbro e la galleria della Guinza, oltre nel territorio di Macerata alla realizzazione dell'intervalliva tra San Severino e Tolentino e gli altri lotti della Pedemontana nel centro-sud della nostra regione. A seguire non solo il completamento della Pedemontana, ma tutto il completamento della Fano Grosseto, con la realizzazione anche della seconda canna della Galleria della Guinza.